E adesso rifacciamo tutti. Facciamo tutti i piazzali, vedi qui? Sì. Abbiamo comprato quel capannone lì. Ah, ok. E qui facciamo tutto un riempimento, facciamo tutto un piazzale per andare lì dal... Vedi, quello lì era in disuso, adesso facciamo tutto quel lavoro. Bello. Ci allarghiamo. E oggi qui in Barolo quanto costa un ettari? Un ettaro a secondo, se hai la fortuna di essere in mezzo a diversi, che diversi confinanti gli interessa, allora può anche andare a un milione e mezzo di euro. Di euro, che bellezza! Può anche andare qua. Ecco, vedi, prima la cantina era questa. Ah, sì? E adesso abbiamo fatto la pizzeria. Ah, ok. E c'è... Ma adesso è 40 anni che c'è la pizzeria. E noi, tutta la cantina, vedi, lì era dove abitavamo, e qui era tutta la cantina che andava di qui e girava dall'altra parte. Vedi? Ok. E sono passati, adesso siamo là, è 45 anni. 45 anni. Ci siamo trasferiti. È chiamato il paese dei gatti rossi. Ok. Perché durante una cena, stiamo parlando della marchesa Isabella Doria, stiamo parlando di 300 anni fa, okay, mentre mangiavano, ridevano e scherzavano, un gatto bianco è salito sul tavolo, okay, ha fatto girare una bottiglia di vino rosso e si è sporcato, diventato rosso. Allora di lì, ecco i gatti rossi. Ah, e okay, allora il paese di Faregliano viene chiamato Gatti Rossi. In dialetto è Gat Rus. Gat Rus. Gat Rus. Vedi che abbiamo la camminata del gusto. La 25esima camminata del gusto. Paese. Fanno, okay, tutto il giro delle colline, poi vengono lassù. Sono già in 2400 prenotati. È vero. Tutto a piedi. È vero, 2000. E ci sono 10 tappe. Ogni tappa cominci con il salame, okay, gli antipasti, per arrivare lassù al bricco, che c'è poi la carne, poi ci sono i dolci, e finisci così. È tutto camminare. Camminare, chi non ce la fa, e c'è la macchina, c'è il bus che... Vedi, il bricco rosso è lassù, vedi? Ok, sì. Guardalo là. E è un bellissimo posto, eh? E qui dove c'è la cantina di affinamento, questo è un altro mondo, eh? Deve essere carrozza. Qui sono tutti i premi che riceviamo, ma non sono tutti qui perché ne abbiamo tantissimi. Olha que espetáculo. Deu o cheiro já de... É, exatamente. È un altro mondo di là. Ah, queste sono viti, un vigneto che abbiamo tolto, che avevano 100 anni. 100 anni? 100 anni queste viti. Pensa come hanno, come erano, vedi com'è profonda, è un metro di profondità. Wow. Qui è una raccolta di bottiglie. Oh, Madonna mia! Degli ultimi 160 anni, perché ho delle bottiglie di Barolo del 1866, che sono sopra, 1866. E qui ci sono aziende che esistono, aziende che non esistono più, e le più vecchie hanno 160 anni, Barolo e Barbaresco. Ho fatto la fredda, chiaramente. Ho fatto la fredda, ci sono due tipi di etichetta,
E poi c'è il Paolo, il produttore, il Barbaresco, c'è il Marchese di Paolo, che spettacolo! Insomma, Damiano, da Milano. Senza sentare. Il vino viene affinato, viene messo nelle vasche, si deve affinare, vuol dire che non deve sapere di legno, perché nel momento in cui il vino sa di legno è come sapere di tappo. E gli abbiamo fatto la concia, gli abbiamo cambiato il gusto. Okay. Invece l'affinamento deve servire che lui devi percepirlo ma non sentire il gusto di legno. Altrimenti un vino cattivo gli fai sentire il legno, è come quando sa di tappo. E questo è prodotto in... Queste qui sono tutte francesi, queste. Ah, sì? Queste vasche. Oh, che spettacolo! Questo è il carro di mio nonno, sì, che nel 1947 è passato a mio papà, perché il mio nonno è morto e allora era come la macchina, no, che passa al figlio adesso, e si faceva il passaggio nel comune. Ok. Nel 1947 è passato a Manfredi Giuseppe, fu Luigi, che era mio nonno. Il misuro, tu compravi il vino a Brent, e allora poi c'era il mestiere del Brentau, sì? Che quando la Brent era piena, allora in due si alzava, lui se le metteva, veniva su dalla scala, veniva su, e poi arriva con quella scaletta là appoggiata. Qui nel carro, questo era l'imbuto, l'imbuto, e lui rovesciava nelle vasche di vino. Era francese, sempre quanto ci accade? Diciamo che adesso tiene 50 litri. 50 litri. Aveva c'è la misura, c'è un chiodo che qui era bollata, e quindi lo compravi a Brenta, non c'era il peso. Sì. E allora facevi così. Incredibile. Così ci stavano due bicchieri. Un bicchiere in più. Sensazionale, carrozza originale. E questo invece era quello che il torchio che si usava per fare il cosiddetto olio di noci qui da noi. Di noci e di nocciole. Perché in tempo di guerra al mare non si potevano andare a comprare le olive o cose, allora mettevano qui e poi ci davano la prensa. E lui colava qui e veniva. Adesso c'è di nuovo di moda l'olio di noci, no? E lo usavano per il condimento. La mettevi giù e poi buttavi l'uva dentro. Okay. E poi andavi dentro. Ah, sì! Pigiavi, poi col secchio lo toglievi, lo mettevi nella brenta e poi lo portavi nella vasca, nel vinificatore. E quella lì era stata la prima, il cosiddetto vino fatto. Qui invece il torchio, per torchiare, che poi buttavi dentro e torchiavi. Qui invece abbiamo un po' di tecnologia, qui ci sono anche già le vasche, di acciaio. Dopo alla Brenta, a portare sul vino, era venuta fuori questa. La pompa a mano, vedi? La pompa a mano. Il vino di lì tirava, okay, e di là spingeva. E avanti. Ma era già più comodo della Brenta. Sì, sì. Più. Poi invece è un meccanico qui del paese, si è inventato. La pompa a mano, vedi, gli ha messo il motore elettrico con tutte e due legge rinvi, che questa andava su e giù, avanzava e andare avanti e indietro. E vedi, invece la riempitrice. Ah, come pinci. Tu adesso che hai visto la riempitrice. È diverso. Ma come pinci a sgarrafo in cigarette. Mettevi e lei veniva dentro il vino. Poi quando era piena, toglievi questa. Mettevi quella, vedi, lei si chiude, eh? Si apre e si chiude.
era già automatica, vedi che velocità. Era automatica. di quali anni stiamo parlando? E qui stiamo parlando di 60 anni fa. 60 anni fa. 60 anni fa. Questa era già... Questa era un'unità di rotigliatura. Questa era già tecnologicamente avanzata, perché vedi, aveva la sua pompa che andava a prendersi il vino dalla vasca, veniva lì, il suo galleggiante scendeva giù. Okay. Invece quelle prima c'era solo questo, che ti mettevi per terra sotto la vasca con la gomma e stavi lì. Questa era già avanti. Spettacolo. Diciamo il frigorifero, frigorifico naturale. Che una volta non esisteva il frigorifero, allora mettevano tutto qui, conservavano diciamo i prodotti alimentari. E la cosa più importante era l'acqua, che questa è una vasca da bagno, l'acqua entra ma non va più via. Sì. Ma in fondo c'è il pozzo e non va più via, se noi si ferma il galleggiante della pompa per mantenere l'umidità. L'acqua, ci siamo già trovati l'acqua alta così. Wow. Perché qui siamo in punta a una collina, dare da bere agli animali, bere loro, lavarsi, far da mangiare, l'acqua dove la prendete? Invece era qui entrava e non va più via. Non va più indietro. Sì. Così il bue poteva riposarsi, se non ce la faceva. Sensazionale. Che lindo è qui. Fazer o sacrifício. Olha só. Que tal, hein? Vedi la bottiglia che ti dicevo. Oh, che spettacolo! Che spettacolo! Che spettacolo, 1877-1866. Nossa! E bello, che etichette bellissime, no? Guarda questa etichetta. Ci siamo? Sono 50 ettari proprio. Eu tinha perguntado. Que lindo, hein? Si vede tutto. Se tu parti di lì, non ci fossero le nuvole, parti dal monte Mindino e poi là abbiamo la Bisalta, poi abbiamo l'Argentera, abbiamo il Monviso, Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa. Monte Rosa è sopra la Morra, laggiù è la Morra. Là è Monte Rosa, però adesso è tutto nella nebbia. Lassù è Monforte, Monforte d'Alba. Là abbiamo Diano d'Alba. Io non ho partecipato della seconda guerra. Monte Bianco. Monte Bianco è qui. È quello? Qui. È lì, nella nebbia, nella parte che... Sì. Ho lasciato quel boschetto lì per un... C'è un problema. Perché? A togliere quel boschetto lì nascono il tartufo bianco d'Alba. Ah, non mi dica. Allora ho lasciato il boschetto. Lì nascono. Spettacolo. I tartufi. Bellissimo posto. È un peccato che non si vedono le montagne. È spettacoloso. Proprio vedere le montagne di qui è una cosa... spettacolosa. Sulla tua uva del Barolo, tra importanti produttori che vendono da 4-5 volte in più del prezzo, non è vero? Difatti ho preso l'anno scorso al Vinitaly, abbiamo preso 94 punti abbiamo, e siamo arrivati al secondo posto. Il primo ne ha presi 96. Il primo lo vende 5 volte
più caro. Verso su questo. E dietro ne abbiamo messi tantissimi che lo vendono 3-4 in più, volte in più. Bom, e agora nós vamos degustar aqui com o próprio Aldo, gente. Que tal? É um privilégio ou não? Vou mostrar as garrafas para você. Grazie mille. Show. Grazie. Per oggi abbiamo preparato il pranzo tipico della vendemmia. Quando si andava in vendemmia, sai le ceste che hai sì. Si riempivano con i piatti, ma proprio i piatti. Bom, hoje nós estamos deixando aqui esse encantador Brico Rosso do Manfredi, que é um espetáculo de pessoa, como vocês viram. Olha só a vista desse lugar. E nós estamos indo agora em direção à Toscana, saindo aqui do Barolo e indo para a Toscana. Que tal, gente? Vou mostrar tudo para vocês, hein? Saúde! Tchau, Pascolino. Tchau. Até a volta, hein? Pascolino.